dal suo punto di vista l'Europa si può salvare o l'Europa è destinata a finire? E purtroppo credo che questa Europa, penso che va per fallire, ma se questo, penso che speriamo che possiamo fare un'altra Europa. Senta, l'euro avrà vita facile? Ci sono parole come spread, declassamento che tengono le prime pagine dei giornali. Secondo lei l'euro è destinato a durare o torneremo alle singole monete? Credo che i giorni dell'euro sono contati. Sì. Si tratta di una questione di settimane, mesi, 2 o 3 anni sarà finito. Torneremo alla lira, al franco? Beh, sì, c'è ancora possibilità, sì. La decrescita può essere una delle ricette per uscire dalla crisi? Ah bah, sicuramente penso che è l'unica ricetta per uscire veramente, non direi per, come dice l'amico Paolo Cacciari, se la decrescita o la barbaria. La Federazione Internazionale Città Sociale ha voluto invitare uno delle autorità più importanti del mondo e dell'Europa, che parla e critica in modo molto franco e netto e anche in modo costruttivo lo sviluppo distruttivo che stiamo tutti vivendo in questo momento storico. Benvenuto a Napoli e grazie di aver deciso di attraversare il nostro territorio, quindi non solo la nostra città, ma anche città più piccole, a dimostrazione che queste pratiche cominciano a essere condivise tanto nelle città grandi quanto nei municipi più piccoli, soprattutto nelle comunità e nei territori, e che la Campania è ricca, devo dire, lo scopro sempre di più ogni giorno, di buone pratiche politiche che ci fanno ben sperare che attraverso una rete di municipi, una rete di sindaci, si può creare poi una rete che metta i beni comuni al centro di un'azione politica che da municipale, perché no, può diventare anche universale, visto che il pensiero del professore è un pensiero universale che si apre al mondo. Grazie. Allora, buonasera a tutte e tutti. Non vado per fare una conferenza la farò domani all'università, un convegno organizzato dal collega Nicola Rosso. E sulla crisi e come uscire dalla crisi dal punto di vista della decrescita. Voglio solo dire 2 parole di amicizia. Mi fa piacere che ho accettato l'invito dopo un anno di Luisa Cavaliere, e che c'era l'opportunità di collegare anche questo invito con l'invito di Nicola Rosso all'università, dove domani ci saranno anche i principali esponenti italiani della decrescita, come Paolo Cacciari. La crisi dei rifiuti di Napoli è anche una crisi del capitalismo? Boh, da un certo punto di vista, sì. Fa parte della crisi globale e della crisi dell'ambiente, e soprattutto perché Napoli non è un'isola, si sa che tutti i rifiuti tossici del nord dell'Italia sono arrivati a Napoli con l'intermedio delle mafie. E lei crede che questa città possa essere una piazza sulla quale sperimentare la sua teoria della decrescita? Beh, perché no? Come non c'è una piazza che ha un privilegio particolare in rapporto alla decrescita, perché siamo tutti viziati dalla crescita e siamo tutti minacciati dagli effetti tossici della crescita, degli effetti sociali, culturali, ambientalisti. E allora Napoli può, forse che la città che più minacciata, più attaccata, può diventare la città più virtuosa. Lei ci parlava anche di un rapporto d'amore con Napoli nato nel 1995. Sì, perché ho scoperto Napoli, non ero mai prima andato a Napoli, mi ha sempre
immediatamente affascinato, perché sono, no, devo dire, sono un po' un pazzo del barocco, e allora è una città per qualcun amante del barocco. Napoli è un paradiso, anche basta pensare alla tomba di San Severo e molte altre cose. La parte occidentale del mondo, che poi è quella più ricca in questi anni, soffre per l'esistenza di questo fantasma ipnotico della crisi. Com'è possibile che la parte più ricca del mondo gridi la propria povertà? Perché viviamo nell'immaginario della crescita, ma si deve dire che la crescita è morta, è finita negli anni 70. Non lo sappiamo, perché è come le stelle spinte che mandano ancora la loro luce, sono a milioni di anni di lume da noi, e allora dagli anni 70, la prima crisi del petrolio più o meno, la crescita è stata una crescita fittiva. Naturalmente il PIL statisticamente ha continuato a crescere, ma il benessere no. Il benessere poco a poco ha diminuito, si è verificato in tutti i paesi occidentali. E poi ciò che è cresciuto è la speculazione borsica, speculazione immobiliare. Allora hanno creato, per alimentare questa crescita, hanno creato nell'ultimo libro di Tonino Perma, lui ha valutato a 1 milione di miliardi di dollari, ha detto 20 volte il prodotto interno lordo di moneta virtuale che è stato creato. Allora, ma questo non ha migliorato il benessere dei popoli. Da dove comincia l'educazione alla decrescita? Dall'inizio, diciamo, si dovrebbe cominciare da bambino, ma naturalmente oggi purtroppo i bambini sono elevati dalle trasmissioni televisive più che dalle buone pratiche, dalle scuole. Ma allora la decrescita, si deve scoprire la necessità della decrescita con delle esperienze personali, delle esperienze di vita, come in Francia per esempio i coltivatori della vigna, una grande parte che sono andato verso l'agricoltura biologica, perché hanno avuto problemi con l'uso dei pesticidi, dei concimi chimici, e tutti abbiamo dei danni così generati dalla degradazione dell'ambiente, l'obesità che diventa oggi una pandemia mondiale, eccetera. Che ruolo possono avere le organizzazioni no profit verso la decrescita, verso una nuova concezione dell'economia? Allora, nel mondo no profit cercano di avere delle buone pratiche. Questo può avere un'importanza come esempio che un'altra strada è possibile, e anche come scuola, precisamente per decolonizzare l'immaginario. Non si deve avere troppo, idealizzare troppo il mondo non profit, perché se non è sostenuto da un cambiamento globale, è condannato, come molte esperienze alternative nella storia dall'inizio del capitalismo. C'era il socialismo utopico, c'era molte esperienze, sono stati strangolati. Professore, la decrescita felice in che modo si lega a quella che è la tutela dei beni comuni, quindi dei beni comuni, beni a non rilevanza economica, e quindi dove il profitto, che è l'assioma del capitalismo, non può entrare, come per esempio l'acqua pubblica? Sì, perché la
Il progetto della società della crescita, detto di una crescita infinita, è basata sulla trasformazione di tutti i beni in merci. Allora, per trasformare, e soprattutto il primo passo che è stato tragico, è analizzato dal grande antropologo Karl Polanyi, è la trasformazione in merci di tre beni che non sono per natura merci, la terra, perché la terra non è una merce come gli altri, non è prodotta. La terra, il lavoro non è una merce. Solo gli economisti vedono il lavoro come una merce. Il lavoro fa parte della vita dell'uomo. E trasformare il lavoro in merce è un crimine contro l'umanità. E poi lui aggiunge la moneta, perché la moneta è un bene comune, ma per questo, se la moneta è un bene comune, non deve essere privatizzata dalle banche. Dobbiamo riappropriarci di questo bene comune, come di tutti gli altri beni comuni e le risorse naturali, come l'hanno scritto nella loro nuova Costituzione l'Ecuador e la Bolivia. Hanno scritto i beni comuni che fanno parte della Pachamama, non possono essere trasformati in merce, non possono essere privatizzati. E questo è un primo passo perché il progetto della decrescita è prima di tutto un progetto di demercificazione del mondo, e allora anche la demondializzazione fa parte dei primi passi del progetto. Grazie. Mi sembra interessante partire del paradosso della banca etica, perché per me banca etica è la parola è un ossimoro, perché sappiamo che le banche sono tutto salvo etica, ma anche impresa sociale è un ossimoro. Questo non vuol dire, lo dico anche per provocazione, ma anche si può prendere l'idea dell'ossimoro in due sensi, che c'è la contraddizione ontologica o che c'è una contraddizione storica e che assumiamo che l'idea che c'è una contraddizione e che vogliamo sovrappassare. Sicuramente la banca non è etica, ma possiamo chiederci, è possibile che diventa etica, come l'impresa non è sociale, ma è possibile che diventerebbe sociale? E questo è molto interessante. È molto difficile, e lo capisco bene, per le banche che possono guadagnare facendo il lavoro normale, corretto, non etico ma corretto, di un banchiere, possono guadagnare 10%, diciamo. Facendo la speculazione possono guadagnare 300%, eccetera. Allora tutte le banche, anche una banca etica non può, molto difficile, resistere alla tentazione, come diceva, posso resistere a tutto salvo la tentazione. Allora molto importante è fare la dissidenza. E perché l'ultimo obiettivo non è di avere una banca meno sciagurata delle altre, l'ultimo obiettivo è di riappropriarsi della moneta. Se pensiamo che la moneta è un bene comune, non deve essere privatizzata dalle banche,
la moneta dobbiamo riappropriarci. Allora, al medesimo tempo che c'è una banca un po' diversa, è interessante anche iniziare a riappropriarsi della moneta attraverso le moneta complementari, le moneta alternative, le moneta o qua, come l'aveva provato l'amico Tonino Perna nel parco della Spromonte, aveva utilizzato l'eco a Spromonte. Poi si sa che nell'Argentina, dopo il crollo del peso nel 2002, hanno sopravvissuto grazie a tutto un sacco di monete alternative che hanno chiamato nel linguaggio popolare patacones, sono le patate, ma anche creditos, eccetera. E poi, questa è una moneta messicana, cioè, ci sono tanti tipi di monete alternative, alcune funzionano bene e non c'è psicologia solo, alcune non funzionano bene. Sicuramente siamo tossicodipendenti della società dei consumi e c'è un legame forte tra la tossicodipendenza al consumo e la tossicodipendenza alla droga dura, eccetera, perché è la logica. Lui ha ragione, e è un sintomo di una società patologica. E la cosa, questa tossicodipendenza è, penso, il segno di una perversità, una perversità nel senso psicoanalitico della cosa. Se quando si parla di società sana si fa pensare al grande psicoanalista Eric Fromm, che parla di società sana, società patologica, e una delle forme della perversità che tutti i napoletani possono capire è questa perversità che esiste soprattutto negli Stati Uniti, ma anche da noi, che è la tossicodipendenza del lavoro. Se gli americani hanno inventato un neologismo e parlano di work alcoholism. Allora questo è incredibile per un napoletano, perché possiamo capire, è abbastanza facile capire che siamo diventati tossicodipendenti del consumo, perché non si pensa che consumare è una cosa compulsiva, è diventata compulsiva, ma consumare un buon vino, consumare un piatto di macaroni, dare gli ultimi calzoni contro un sol piatto di macaroni, allora, bon, sì, questo naturalmente consumare telefonini, eccetera, diventa compulsivo, ma diventare tossicodipendente del lavoro, questo è una cosa, è la perversità assoluta. Ma questo significa che la vita non ha altro senso che lavorare. Lavorare per guadagnare soldi, per lavorare sempre di più, e quando non si lavora, la vita ha perso il senso, perché non si sa, non sappiamo, diciamo, prendiamo, gli americani non sanno cosa fare. Perché l'arte, fare la vita familiare è morta, non c'è più niente, lavoro, è una tragedia totale, e è anche il segno di una perversità del sistema. Tocca a ogni società di ritrovare i suoi radici culturali per far emergere un progetto di futuro originale, un progetto di futuro più umano, più conviviale, che non sia più sottomesso al pensiero unico, perché l'economia è una forma di monocultura della mente, come dice Vandana Shiva. E questo, mi sembra, è per questo che ho scritto come si esce dalla società dei consumi, che la decrescita ad un certo punto sarà femminile, anche forse femminista, o non sarà. Penso che
Vaticano come date importanti della nostra, del nostro tempo, il 1 gennaio 1994 e aprile 2002. Perché? Perché il 1 gennaio 1994 è il momento dove è per la prima volta dopo 500 anni un gruppo di amerindiani si sono impossessati di una città, Santa Cristobal del Chiapas, e allora con il subcomandante Marcos è l'inizio del movimento neo-sabatista. E la cosa importante, che è la prima cosa che hanno detto non vogliamo prendere il potere. Questa è una cosa stupenda, perché tutti i movimenti rivoluzionari volevano impossessarsi del potere. Non vogliamo prendere il potere, non perché non siamo capaci, forse siamo capaci di vincere, di prendere il potere, ma perché non vogliamo essere presi dal potere. Allora vogliamo che il potere faccia la politica per i gruppi indiani rispetto alla nostra dignità. Vogliamo imporre al potere di rispettare la nostra dignità, ma non vogliamo farlo. In aprile 2002, nel medesimo percorso finalmente, è la guerra dell'acqua a Cochabamba, dove per la prima volta anche degli amerindiani, gruppi con la coordinatora che rassomiglia i Cocaleros, Diego Morales, ma anche la CONAI, eccetera, hanno vinto una presa transnazionale. E anche loro non hanno detto non vogliamo prendere il potere, ma non vogliamo che i beni comuni non siano privatizzati, perché si trova la privatizzazione dell'acqua. E non hanno rovesciato il governo, e hanno obbligato il governo a cancellare gli accordi con la Bechtel, l'impresa transnazionale americana, per ripubblicizzare l'acqua, e il governo è stato cacciato solo in 2007 con le nuove elezioni, e anche tutti questi che hanno fatto il gruppo della coordinadora non sono stati d'accordo con questo, non volevano partecipare al governo, e si trova che c'è un leader di Morales che aveva l'invidia di me. Ora anche oggi i rapporti, si sa che i rapporti non sono con il governo amico, come si dice governo amico, i rapporti sono duri, ci sono stati morti recentemente per il progetto dell'autostrada attraverso le riserve indiane, eccetera. E c'è un rapporto forte contro il potere, perché si deve imporre al potere il rispetto della dignità. E penso che questa è anche la nostra sfida dei movimenti della decrescita. Non vogliamo fare un governo della decrescita, vogliamo che i nostri governi escono dell'imperialismo della crescita e imporre questa direzione. Salutare tutti voi, ringraziare il professore Natucci, salutare in maniera particolare un mio amico che è un operaio della Fiat che si chiama Antonio Di Luca e che con me condivide una domanda che ci facciamo in questi giorni e che abbiamo posto al professore, che è l'oggetto di questo nostro progetto principale. Sembra che il pensiero della decrescita del professore Natucci, lo dicono molti accademici, anche qualche sindacalista, dice che è un po' utopico perché è contro il lavoro, nel senso che lui dice non più crescita ma decrescita, e quindi poi i lavoratori che fine fanno? Credo che anche Franco Arminio poi gli porrà
qualche questione da questo punto di vista, però io voglio dire che è vero che il pensiero del professore Latouche è contro il lavoro, quando questo significa sfruttamento, significa licenziamento, significa incidenti sul lavoro, significa tempo disumano, e questo sicuramente questo pensiero è contro il lavoro, mentre invece per un'organizzazione della società e del lavoro che siano compatibili con il desiderio di bellezza e di felicità che abbiamo tutti, questo pensiero è proprio fatto per noi. Salve a tutti, in effetti cioè, noi abbiamo lottato per difendere un posto di lavoro, ma soprattutto per il territorio, perché le nostre zone si stanno desertificando e quindi lo stabilimento dà la possibilità di lavorare a noi, ci permetteva di poter andare in pensione, mentre invece ai giovani avrebbe dato un'opportunità per il futuro. Quindi, siccome sono tutti piccoli comuni, i giovani stanno andando via perché vanno a studiare fuori e poi una volta che si sono laureati non ritornano più in quanto non c'è possibilità di trovare un lavoro. E sono costretti a dover barattare i propri affetti, che siamo noi la famiglia, diciamo, per un posto di lavoro precario al nord. Perché poi non gli permetterà nemmeno di poter sopravvivere, in quanto non ci sarà un guadagno, dobbiamo noi comunque continuare a sostenerli. E quindi noi abbiamo lottato per questo soprattutto, altrimenti ognuno di noi forse con la Fiat si sarebbe potuto sistemare diversamente, perché conoscendo la Fiat, che ci lavoro da quasi 30 anni, ho fatto 3 stabilimenti Fiat, per cui la conosco bene, non avrebbe lasciato nessuno di noi a piedi. Quindi noi abbiamo lottato non per un privilegio, ma soprattutto per un diritto, che penso che sia un diritto per tutti. E poi facevamo un bene comune, cioè oggi con l'aumento della benzina e con lo smog, facendo autobus ecosostenibili, sicuramente avrebbero avuto la richiesta, perché si devono rottamare 30.000 autobus in Italia. E questo non è stato perché la Fiat ha voluto delocalizzare, anche perché la politica è stata molto assente, dopo aver permesso negli ultimi 30 anni, almeno dopo il terremoto, di aver permesso di fare lo scempio di un territorio così bello, perché l'Irpinia veramente era un paradiso terrestre, in quanto tutti piccoli comuni e tutti circondati da una natura incontaminata. Oggi ci ritroviamo con tanti siti produttivi, quasi tutti dismessi. Buonasera compagni e compagni, sono molto contento alla fine di avere un incontro con i sindacati. Prima, perché la crescita oggi non crea posti di lavoro. E allora siamo a questa situazione che posso parafrasare una bella formula della filosofa Hannah Arendt, che diceva: c'è niente di peggiore che una società laborista senza lavoro. La società di crescita è la società laborista, e una società di crescita senza crescita niente di peggiore, perché c'è disoccupazione che è una tragedia. E poi non c'è più risorse per finanziare la salute, l'educazione, la cultura e anche curare l'ambiente. E siamo in questa situazione. Allora il progetto della decrescita, che normalmente si dovrebbe dire progetto ecosocialista, come lo diceva uno dei precursori, André Gors, che ha sviluppato questo progetto, che ha sviluppato anche il progetto e ha fatto dei piani anche matematici per trasformare i guadagni di produttività in riduzione degli orari di lavoro. Pourquoi si deve fare? Si deve fare questo per lavorare meno, per lavorare tutti prima, ma soprattutto lavorare meno per vivere meglio, per ritrovare il senso, uscire da questa tossicodipendenza del lavoro e ritrovare il piacere dell'ozio, della vita sociale, familiare, fare tutte le attività per realizzarsi, perché è difficile realizzarsi pienamente sulla catena di lavoro. E allora sulla catena di montaggio anche della Fiat,
Allora, si deve, la nostra proposta per risolvere i problemi dell'occupazione, naturalmente, ridurre gli orari di lavoro e rilocalizzare. Soltanto per fare questo, naturalmente, allora è possibile. E in questo momento, al momento dove i governi dei paesi dell'Europa spostano l'età della pensione, se sempre si deve lavorare sempre di più, al medesimo momento Raffaele Correa nell'Ecuador e Evo Morales invece fanno il contrario, hanno deciso che l'età della pensione che era a 65 anni ora sarà 58 anni. E hanno ragione, ma possono farlo perché non sono legati all'euro, non sono dipendenti delle banche, e hanno anche ripudiato il debito, e per questo sono capaci di fare una politica intelligente di protezionismo. Dobbiamo avere il coraggio di parlare di questo, perché il libero scambio su scala mondiale è un gioco di massacro tra i popoli. E per questo i cinesi distruggono, ma noi distruggiamo i cinesi. Ci distruggono, ci distruggiamo gli uni e gli altri, perché distruggiamo tutti i contadini cinesi. Ci sono centinaia di milioni di contadini cinesi che sono cacciati dalla terra, che divengono dei mingong nelle periferie, che vivono delle condizioni terrificanti, come gli operai dell'Ottocento in Inghilterra. Dobbiamo convincere i compagni operai che il progetto della decrescita non è un progetto antisociale, è l'unico progetto oggi. Dal tempo di Marx si diceva o la barbaria o il socialismo. Noi diciamo o la decrescita, che è o l'ecosocialismo o la barbaria. Allora le domande che è stato chiesto, allora l'educazione, sì, sicuramente c'è molto da dire sull'educazione. La prima cosa da dire è che i nostri bambini non sono più educati dalle scuole, anche se le scuole non sono migliori, sono buone, sono educati per qualcosa di molto peggiore, passano due o tre volte più tempo davanti alla televisione che davanti anche dentro le sale delle scuole. E la televisione è un veleno per i bambini, con la pubblicità che trasforma l'homo sapiens in homo consumans, che è una cosa terrificante. Però sul piano locale gli operai dell'Irisbus le hanno sottoposto la loro insomma tragedia, il loro dramma, che però è concreto, reale. Come potrebbero trovare insomma alla luce di quella che è la situazione una risposta ai loro problemi, perché il buon modello produttivo è quello che ha prodotto. L'ha detto bene, non so se lei l'ha detto un altro, che questo progetto, questa attività di bus è molto importante in questo momento, perché precisamente abbiamo bisogno di restringere lo spazio della macchina privata e favorire i mezzi di trasporto. Allora è una stupidità incredibile di distruggere. Una soluzione, ma non conosco abbastanza bene il problema, ma una soluzione come si fa di alcune parti, eccetera, è che l'attività sia ripresa da una cooperativa operaia. La gestione autonoma sarebbe la cosa migliore, anche una cooperativa aiutata dalla regione, dai comuni, dallo Stato.
Qual è il tuo rapporto col tuo super lavoro? Allora, ho l'abitudine di dire che nella mia vita ho lavorato solo 2 mesi. Quando ero studente, per guadagnare 4 soldi, ho lavorato nella posta francese e il mio lavoro consisteva a classificare gli assegni. Ma era un lavoro come alla catena, e ho subito pensato che questo tipo di lavoro era un inferno, perché c'era una cadenza terribile. Appena era, abbiamo fatto finito una borsa, c'era una nuova da triare. E per questo ho avuto la fortuna di entrare nell'università e di fare ciò che avrei fatto senza essere pagato, ho detto leggere dei libri, pensare e parlare. Naturalmente dovevo parlare a delle ore fisse. Sono contento ora che sono in pensione da 8 anni, perché posso parlare, ma non a delle ore fisse. L'unico rapporto con il lavoro della mia attività era le ore fisse. E allora perché dico questo? Naturalmente è più difficile far capire questo agli italiani, perché in francese il lavoro si dice travail, tripalio, che il tripalio era un strumento di tortura usato dai romani per punire gli schiavi fuggitivi. E effettivamente il lavoro come lavoro salariato, l'amico Antonio della Fiat la mi capisce bene, lui che ha sofferto nella catena di montaggio, il lavoro salariato è una sofferenza, invece l'attività che si compie per piacere non è un lavoro, e dobbiamo, per questo l'obiettivo della decrescita non è solo nel primo passo di dare un lavoro a tutti, perché nella nostra società ancora si deve avere un lavoro per avere un stipendio, ma l'obiettivo finale è di abolire il lavoro come attività di sofferenza, per avere un'attività per piacere. E questo si riallaccia al titolo del mio ultimo libro. Il titolo francese è Verso una società di abbondanza frugale, più chiaro che per un'abbondanza frugale. Allora, quando si sente questo titolo, diciamo, abbondanza frugale è un ossimoro. No, è un ossimoro perché siamo totalmente colonizzati nella nostra testa dall'ideologia dominante dell'economia, e che dice solo l'abbondanza è l'abbondanza dei consumi. E anche c'è il grande libro di Kenneth Galbraith, The Affluent Society, la società d'abbondanza. Ma si dovrebbe mettere un punto interrogativo, perché la nostra società è tutt'altra che una società d'abbondanza, è una società di scarsità, è una società, gli economisti lo dicono, è una società soprattutto di frustrazione. E per funzionare dobbiamo essere perché la società funzioni, dobbiamo essere frustrati. Lo sanno bene le pubblicitari, dicono le società felici non consumano, per consumare si deve essere sempre, e la pubblicità ha questa funzione, renderci insoddisfatti di ciò che abbiamo per far desiderare sempre ciò che non abbiamo, e comprare all'infinito. Quando la gente non compra più, allora la società è in crisi. E oggi si dice, anche se si parla al medesimo tempo di austerità, ma si dice che la gente deve consumare. La crisi viene perché non si consuma abbastanza. E allora il titolo Abbondanza, società d'abbondanza, l'ho pensato il pensiero del grande antropologo americano Marshall Salins, che ha scritto un libro che è tradotto in italiano, Età della pietra, età dell'abbondanza. Allora questo sarebbe ancora più un ossimoro. No,
Lui spiega che l'unica società d'abbondanza della storia umana era la società del Paleolitico, perché nel Paleolitico la gente aveva pochi bisogni e soddisfaceva i suoi bisogni con un'attività che non era un lavoro, con un'attività di 2-3 ore al giorno, che era un'attività di cacciatori-raccogliatori. E tutto il resto di tutt'altro che lavoro, non è lavoro alla catena, andare a cacciare il bisonte è una cosa che è anche molto divertente. E tutto il resto del tempo era dedicato alla festa, alla danza, anche alla guerra, perché per loro la guerra era una festa. E allora dopo, con il Neolitico, allora le cose si sono... E alcune di cose dicono che il passaggio del Paleolitico al Neolitico è la caccia del paradiso terrestre. Non so se il Signore sarà d'accordo. Allora, dico che una società d'abbondanza esiste solo se sappiamo porre dei limiti a nostri bisogni, a nostri desideri, e che se lo facciamo, allora possiamo soddisfarli di un modo surabbondante, perché, come dico, finalmente il più grande ispiratore della società della decrescita, il Mahatma Gandhi, la terra è abbastanza grande per soddisfare i bisogni di tutti, ma non sarà mai abbastanza grande per soddisfare l'avidità di alcuni. E allora dobbiamo mettere un freno alla nostra avidità. La nostra società è fondata sull'avidità, e ancora oggi questa è una cosa terrificante nelle scuole, soprattutto nelle business school, le scuole di commercio, eccetera. Si impara ai giovani, si impara nella lingua sacra degli economisti, che non è il latino, la lingua sacra dell'economia, l'anglosassone, si dirà greed is good, l'avidità è una buona cosa. No, l'avidità è una tragedia che porta a distruggere il pianeta, ma anche distruggere la società. La Tucci è un rivoluzionario, l'avete capito, anche se pacato, sereno, non dà fuoco, diciamo così, al palazzo d'inverno, ma è un grande rivoluzionario. Ma la rivoluzione oggi non è una cosa di sinistra contro la destra, una cosa di destra contro la... Non è manco forse una cosa dei poveri contro i ricchi, perché spesso sono i ricchi sono più sensibili alla decrescita, paradossalmente, rispetto ai poveri. Non è questo. È il problema che io chiamo l'autismo corale, cioè tutto l'Occidente, che poi è tutto il mondo, è in questa condizione patologica per cui le persone sono drammaticamente sole. E non è solo la solitudine ontologica del fatto che l'uomo è solo perché ha un corpo che in qualche modo lo limita, no, è perché l'uomo occidentale, e qui nel Pino lo capiamo benissimo, ha nostalgia di un momento in cui non è stato solo. La decrescita, secondo me, va messa all'orecchio delle persone su una base più affettiva, psicologica. C'è una dimensione affettiva, questo ti interrogo, una dimensione morale, psicologica, sentimentale, che può, secondo me, rendere la decrescita un patrimonio collettivo quotidiano. Cioè, noi dobbiamo parlare ogni giorno di queste cose, non quando viene la douche. Cioè, noi domani mattina, domani pomeriggio, domani sera, a tavola, ma anche nel letto con la propria compagna, anche con i bambini, cioè, deve essere un'emozione che ci deve tenere al mondo in modo diverso, senza pensare a che tipo di mondo costruire. Un mondo si costruirà comunque, più o meno con la tecnica, senza tecnica, con le palle, senza palle, non è questo il problema. È la condizione umana, cioè costruire un altro modo di percepire il mondo e di stare insieme, farci compagnia più che vagheggiare il sol dell'avvenire. Questo mi sembra un po' la direzione che ci deve spingere. Allora si vede che Franco è un poeta. Ma lui ha ragione di essere un poeta. È interessante perché almeno la tarda modernità, come si dice, ha cancellato della nostra vita la poesia, e dobbiamo ritrovare la poesia.
la voce e la via mediterranea, bon, si può ritrovare molte cose che sono coerenti con il progetto della decrescita, la lentezza, il senso della solidarietà, la convivialità che si riallaccia a questa tradizione della democrazia come l'ha pensato Aristotele, basata non sulla divisione del lavoro come è pensato la democrazia occidentale moderna, ma sulla filia, va detto, il sentimento di amicizia, reciprocità che lega i cittadini tra di loro per fare società, perché l'economia non fa società, distrugge la società, a tal punto che la prima ministressa dell'Inghilterra, Margaret Thatcher, diceva: non esiste la società. Alors, se non esiste la società, siamo un gruppo di lupi, di lupi che sono che homo hominis lupo, come l'ha pensato Hobbes. Manifesto mediterraneo che vogliamo lanciare a sindaci, a città delle rive del Mediterraneo, quindi del Marocco, di altri paesi, della Campania, della Puglia, e faremo un incontro qui con lei, con i sindaci dell'Irpinia che già hanno aderito, glielo dico ufficialmente. Cinque idee per un'altra convivenza sulle rive del Mediterraneo, sulle rive del mare di mezzo. Ecco, il mare di mezzo come legame culturale, sociale ed economico di reciprocità e solidarietà fra i popoli e le comunità. Allora, la prima idea: promuovere la costruzione di relazioni fondate sull'accettazione e la valorizzazione della differenza di genere, vivere e costruire relazioni di reciprocità e responsabilità. Ancora, seconda idea, la esigibilità e indivisibilità dei diritti, affermare questa cultura di indivisibilità ed esigibilità dei diritti come approdo anche delle primavere mediterranee, come frontiera di civiltà. Ancora, assumere l'ecologia sostenibile, l'equità sociale, la partecipazione democratica locale come fattori prioritari appunto del futuro e delle società e delle comunità, per fruire tutti dell'abbondanza frugale fondata sui bisogni reali e vitali delle persone e non sui consumi infiniti, indotti e distruttivi. Territorio partecipato: assumere il territorio partecipato come unità di riferimento, l'ecomunicipalità di cui ci ha parlato anche il professore, delle città e della campagna, per programmare il benessere e il ben avere, la lezione di Fromm e di altri pensatori e anche di Ivan Illich sulle relazioni. L'ultima: garantire la partecipazione alle scelte del governo territoriale, la partecipazione sui luoghi di vita e di lavoro, provando a fare anche del lavoro una liberazione e non una distruzione delle nostre persone. Alcune idee solamente, naturalmente, che mettiamo in condivisione con tutte le realtà, i soggetti che vogliono costruire questa nuova identità culturale, che però ci richiede un grande sforzo di decolonizzazione. Luigi Daina, presidente del distretto Aia Bacilento, che di fatto segue amministrazioni e agricoltori a mettere in pratica i nostri sogni già da anni. Noi conferiamo innanzitutto una tessera di socio di questa associazione per il biologico e poi una targa a Serge Latouche, che lo consideriamo libero pensatore dell'agire e del sereno sostenibile, che ha ispirato alla creazione del nostro biodistretto di Aia Bacilento. Quindi noi siamo il braccio operativo agricoltori della...